Bentrovati a Radio R, questo appuntamento con l'arte. Io sono Nicla e anche oggi ho una compagnia. Con me c'è Matteo Guidolin, che è un blogger, ma è anche un mio collaboratore. Io sono molto felice di presentarlo qui a Radio R perché mi sta dando una mano a portare avanti il mio giornale e devo dire lo fa con una competenza incredibile, con interviste molto interessanti. Quindi grazie e bentrovato a Radio R. E grazie a te, Nica, invece di ospitarmi oggi pomeriggio. Sono molto felice di essere qui e sono molto felice anche di collaborare con Cronache Calde, quindi doppiamente felice, ecco. Devo dire che tu sei un blogger comunque, sì, no? Sì, sì, sì. Sei un blogger, dopo ne parleremo. Sì. E devo dire che oggi appunto ti ho invitato qui, sono molto contenta. Tra l'altro poi è capitato che è l'ultima trasmissione di quest'anno, quindi insieme a te saluteremo altri collaboratori. Benissimo. Benissimo, benissimo. Altre persone che io conosco e collaborano con me. Certo. E, dunque, prima però presentiamo. Allora, tu hai studiato al DAMS di Bologna. Parlaci brevemente sì. di cosa hai studiato, di che cosa ti occupi. Sì, io ho studiato al DAMS di Bologna, ho fatto lì la triennale in storia dell'arte contemporanea. Dopodiché mi sono spostato da Bologna a Padova, dove ho completato la triennale anche di storia e tutela beni culturali e poi ho fatto la specialistica di storia dell'arte, quindi ho fatto un po' a Bologna, ho fatto un primo percorso lì e poi ne ho fatto un altro un po' più chiamiamolo classico se vogliamo a Padova. Quindi proprio un discorso completo, sì, insomma, sì, diciamo esatto. Da storico anche fino all'arte contemporanea. Senti, ma tu non sei di Recanati perché si sente si sente. Il cognome Guidolin, cioè già sì. Ci riporta un po' al nord. Di dove sei? Allora, io sono di Rosà, che è un paese vicino a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. E sì, praticamente ho vissuto lì fino al liceo. E poi, dopodiché mi sono spostato un po' in giro per l'Italia, ecco, finché non sono approdato a Recanati. A Recanati, sì. Quindi lavori qua in zona Macerata, sì. E praticamente adesso spero appunto che rimani, insomma, che hai trovato un po' una tua situazione favorevole per rimanere. Ti piace stare qua? Sì, ormai sono un paio d'anni, ecco, che abito qui, mi trovo molto bene e la mia forma fisica lo denota. Perché ti qui sei ingrassato? Sì, assolutamente, ma si mangia benissimo, si vero, vive sì. Bene qui, quindi, sì, quindi ho trovato un po' anche una dimensione, oltre che lavorativa, anche sociale. Insomma. Sociale, che insomma, ecco, molto favorevole, molto favorevole, valida. Sì. Senti, io volevo salutare Daniela Calisti, che è colei che mi ha presentato, insomma, sì. Ecco, mi ha detto appunto, guarda, c'è questa persona, così conoscila, e infatti ci siamo conosciuti grazie a lei, volevo salutarla. E fare i nostri auguri di Natale. Sì. Ciao Daniela. Allora, intanto adesso metto un po' di pubblicità oppure una canzone che fa un po' Natale. Frank Sinatra fa un po' Natale, dai. Allora, mettiamo una canzone e intanto chiamerò poi una persona che appunto conosciamo entrambi. Forse tu non l'hai mai visto, però insomma ne avrai sentito parlare. Quello sì. Allora, io direi di sfumare, però lasciamola sottofondo. È vero, non è proprio natalizia questa canzone, però vabbè, mi piaceva e quindi. Allora, adesso abbiamo in linea il nostro dottor Sergio Beccacece per gli auguri di Natale. Pronto? Ciao Nicola, buonasera a tutti. Buonasera al nostro ospite, sì. Il ragazzo Guidolin. Guidolin. Buonasera, buonasera dottore. Sì. È parente dell'allenatore? Me lo chiedono in molti, ma in realtà no, anche se diciamo geograficamente non sono nato molto distante dove è originario poi l'allenatore. Ma lei sta sul Grappa in senso di alcolico o di fiume? No, sto sul fiume Brenta ai piedi del Monte Grappa. Monte Grappa. Però nel luogo d'origine, certo, certo. Di una delle grappe più famose, ecco, quello sicuramente. Bene, complimenti. Dottore, allora, prima di tutto ricordiamo il suo appuntamento, no? Sì. Allora, guardate, grazie mille. Domani, martedì, è l'ultimo incontro a Palazzo Venieri alle 17.30 con Andrea Palanga, che è noto giovane fisarmonicista, che ha collaborato con noi, Nicola, no? Più sì, volte, anche a no. Castelnuovo, sì, quando sì. Abbiamo parlato di Emma, l'eroina, sì. L'Amazzone, l'eroina.
e parlerà di un tema interessante poco trattato, cioè di, del nostro vescovo di Recanati di Loreto, ma anche Papa Gregorio XII, che fu appunto vescovo di Recanati dal 1413 al 1417, prima come Papa per due anni, e governò tramite un suo collaboratore, il vescovo Marino di Tocca, e poi direttamente, quando rinunciò al papato, direttamente lui dal 15 al 17. Quindi è un tema molto interessante. Abbiamo la statua lì nel piazzale al lato del Duomo, sì. Abbiamo il sarcofago nella chiesa cattedrale, sì. Quindi invito tutti a partecipare domani alle 17.30. 17.30, Palazzo Venieri, il corso Storie e personaggi recanatesi, esatto. Dell'Uniper di Don Giovanni Simonetti. Sì. Senta, io devo dargliela questa notizia perché pochi minuti fa, prima che entrassi in trasmissione, ho incontrato i restauratori del portale qui di Sant'Agostino. Ah, e bene. Stavano restaurando proprio di fianco, in un locale di fianco alla radio. Sì. E la porta era aperta, come al solito io non mi faccio mai gli affari miei. Sono entrato, ho salutato, ho detto, ma perché mi aveva incuriosito un particolare. Sì. Io ho visto il Padre Eterno, il famoso busto che era scomparso. Allora l'ho visto, mi sono permessa di entrare presentandomi, si sono ricordati di me perché appunto li avevo intervistati più volte, finalmente ho un viso, perché sennò ci sentivamo sempre al telefono, e li intervisterò adesso in settimana. Bene. Però ecco, stavano appunto ripulendo questo busto. Sono che contento, ecco, io sapevo di dare una bella notizia, perché eravamo sempre in dubbio che fine avrà fatto. Sono contento, sì, davvero, sì. Sono contento. Questo dimostra, Nicla, che almeno qualcuna delle nostre, perché non è solo mia, è anche tua, insomma, battaglie culturali, storiche, sì. Perché tengo a dire, non ci guadagniamo niente, va in porto. Quindi sono contento per la città di Recanati, per l'amministrazione che ha voluto venire incontro a questa proposta che noi abbiamo fatto. Sì, hanno detto che sarà un lavoro ancora abbastanza lungo, hanno avuto dei problemi importanti. Però ripeto, ho visto il busto, me l'hanno fatto fotografare, quindi in settimana si potrà leggere l'articolo su Cronache Calta con l'intervista ai restauratori. Io ti ringrazio, io so che hai da fare, sì. E voglio fare gli auguri innanzitutto a voi, a te e all'amico Guidolin, sì, vero? Matteo. E a tutti gli ascoltatori, sì. Arriva Natale, no? Dice la canzone, non tengo denare, no? Che verità, dottore! Mi compro il giornale. Quale e verità? Mi vado a cuccare. Però a Natale siamo tutti buoni, dicono. E allora io faccio questo augurio, spero che la radio me lo permetta, perché nella mia trasmissione grazie, non c'è problema. No, perché mi pare che il motto sia straparla e fa straparlare. Allora ha cambiato? Io straparlo un attimo, sì. Salutando e ringraziando davvero di cuore. Dicendo questo, io mi auguro che soprattutto, come dicono tutti, il Natale porti pace, ma sì. Io non parlo nel mondo, parlo a Recanati. Almeno a Recanati, nel nostro piccolo. Alle fazioni, ai partiti, ai vari gruppi e sottogruppi, e soprattutto ai comitati per l'ospedale, vecchi e nuovi, perché tutti ormai abbiamo saputo dalla stampa che oltre che ai vecchi comitati per l'ospedale ce ne sono di nuovi, e comitati che lottano per la supremazia, no? Io sono il vero comitato, eccetera. Allora io spero che il Natale porti pace e che si rinunci a queste lotte intestine che fanno solo il gioco dei nostri avversari, tra virgolette, cioè in coloro che avversano i nostri servizi sanitari. Sì. Se proprio il Natale non porterà pace tra le diverse fazioni, se l'interesse è l'ospedale, non un qualcos'altro politico o elettorale, allora io ho proposto di Gregorio XII, propongo questo. Sì. Gregorio XII, Nicola, sì.
era il Papa dell'inizio del 400, però ce n'erano altri due di antipapi, Benedetto XIII e Giovanni XXIII, non Papa Buono. No, ho capito. È quello di allora. E allora c'era questo uso, mi riferisco ai comitati, poi vi saluto, o qualcuno rinunciava, come Gregorio perché è grande? Perché nel Concilio di Costanza rinunciò al papato pur di ottenere la pace nella Chiesa, la fine dello scisma, del grande scisma d'Occidente. Quindi qualcuno dei comitati rinunci, se nessuno vuole rinunciare, io faccio un appello attraverso questa rubrica e attraverso te, Nicola, davvero, fate una prova, fate la prova che si faceva allora tra il Papa e l'Antipapa, cioè camminare a piedi nudi sui carboni ardenti, e chi non vedeva bruciare la pianta dei piedi era il vero Papa, quindi anche i capi dei comitati potrebbero sottoporsi a questa prova. Grazie dottore. Buon Natale, pace e bene anche un po' di saggezza, ecco, ciao, diciamo. Ciao dottore, buon Natale. Ed eccola la sigla della stanza di Van Gogh. Non poteva mancare in quest'ultima puntata un nostro carissimo amico, anche lui collaboratore di Cronache Calda, tra l'altro, con la sua omonima rubrica. È con noi Antonio De Robertis. Pronto? Ciao Nicola. Ciao carissimo. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Grazie. E logicamente tanti auguri di buon Natale. Li faccio subito. Così almeno non ci pensiamo più. Alla fine. Senti Antonio, come va innanzitutto? Io ti ho visto sempre vestito da Babbo Natale ultimamente. Sì, va bene, va molto bene. Io, sai, sono 4 anni con questo oramai, che ho questo appuntamento incredibilmente bello per me, Sì. Con i bambini. Centri commerciali un po' di tutta Italia, perché ho fatto quattro zone, ogni anno cambio città e centro commerciale. Sì. E ho smesso ieri sera, riprenderò venerdì, sabato e domenica per altre 3 giornate. E c'è stato anche quest'anno un afflusso incredibile di bambini e di genitori, logicamente. Io praticamente facciamo circa 1500 foto all'anno, 1500 foto, periodo natalizio, il che vuol dire più di 3000 bambini praticamente fotografati vicino a me, a contatto, insomma. È una cosa veramente bellissima. Ti raccontano i loro desideri, quello che è una cosa incredibile, veramente. Carino. Mi portano le letterine. Settimana scorsa ho riempito un sacco di letterine. Senti, e invece altri appuntamenti, quelli più importanti, sul tuo studio. La mia vita cammina su 2 binari paralleli, che però sono molto diversi, no? Diciamo, dal punto di vista così attoriale, usando una parola difficile, in questi giorni succedono cose anche interessanti. Il 22 del mese di dicembre a Chicago verrà proiettato un film documentario della mia cara amica regista italo-americana Lucia Mauro sulla storia di Santa Teresa, Santa Francesca Saverio Cabrini. Ha fatto un documento. È la santa degli immigrati. Questa santa andò nell'Ottocento, verso la fine dell'Ottocento, fu mandata da Papa Leone XIII in America, proprio a Chicago, a svolgere la sua missione presso gli immigrati italiani d'America, no? E siccome è morta nel 1917, c'è il centenario della morte. Di conseguenza Lucia ha fatto un documentario di 1 ora molto bello, dove c'è una parte diciamo recitata e una parte invece documentaristica. Io faccio la parte del Papa. Sì, ho visto le foto, infatti, ho visto le foto. Ha avuto nella storia di questa santa una parte importante, perché tutto sommato le ha imposto un diktat preciso, perché lei voleva andare in Cina, invece il Papa gli disse no,
il suo destino proprio nel... c'è anche un trailer, sì, sul mio, forse l'avrei già visto, in cui dico proprio queste parole, no? Non est ma ovest, questo è il suo destino. Ah, ecco. E la mandò, ecco, praticamente in America. Ho capito. Tutto sommato fece la sua fortuna, se vogliamo, perché ha creato in America una serie infinita di centri, di ospedali. No, non la conosco, sinceramente, questa santa, mi è sfuggita completamente. Sì, anche è una santa della seconda metà dell'Ottocento, infatti, di un paese della bassa Lodigiana, diciamo, Sant'Angelo Lodigiano. È interessante, che però. Proprio dalla tenera età manifesta questo sentimento di dedicarsi agli altri, ma in grande stile, insomma, ecco. Dove l'hanno girato questo film? Dove sei dovuto andare? Questo film è stato girato in Italia, in parte. L'abbiamo girato proprio lì nella zona dove la santa è vissuta, sì, è nata, diciamo. E poi alcune scene sono girate anche in America. Sì, beh. Ovviamente tu come Papa... Tra l'altro è già uscito la settimana scorsa a Filadelfia, sì, e credo un mese fa o 20 giorni fa a Montreal, quindi avendo un certo, come dire... Mi stai diventando una star internazionale, no, Antonio? Questo no. Di questo no. Meno male che recito in italiano, Ah, ecco. Le battute, ecco, sono in italiano, poi forse logicamente Lucia avrà messo sottotitoli. Eh beh, certo, ci saranno i sottotitoli, ovviamente. No, ma mi sono visto un po' inadeguato nella parte di Papa, anche perché mi hanno spennato praticamente. In che senso? Ho dovuto sacrificare la mia barba. La barba, è vero, che ci tenevi tantissimo, ma adesso ti è ricresciuta, dai. Sì, ma stranamente, negli ultimi 2 mesi... perché il 22 di giugno facevo questa parte qui, sì, il 22 di luglio, un mese dopo, mi hanno spennato di nuovo, perché c'era una serie che uscirà anche questa, i prossimi su YouTube, proprio i prossimi giorni, sì, è prevista, ma molto interessante e fatta bene, devo, sì, dire, che si chiama New Age, sì. E lì faccio la parte praticamente di Gustav Jung. Ah, mi ricordo anche quello di aver visto te in qualche foto, in qualche maniera, in uno studio. Sì, brava, brava. Ho messo tutta una serie di fotografie, sì, dove la somiglianza è veramente straordinaria. Sì. Mi hanno lasciato solo i baffi e mi hanno spennato tutto il resto. Però bello, la somiglianza... Ed è riuscito anche molto bene, perché ero vestito giusto. Sì, è bello, le foto me le ricordo, infatti. Ecco, se tu poi seguirai i prossimi giorni, sì, il mio profilo, sì, sicuramente uscirà, so che uscirà i prossimi giorni. Bene, allora lo vedremo. Senti, invece per quanto riguarda Van Gogh, ultime battute, poi ecco, ci salutiamo. Sì, sì. Per quanto riguarda Van Gogh, ti posso anticipare solo questo, perché... Sì. La cosa è molto delicata, sì, sto facendo un lavoro notevole, sì, di preparazione, e il 2018, soprattutto gennaio, febbraio, ma i primi mesi saranno determinanti sia per la questione del quadro espunto a Melbourne, sì, l'uomo barbuto che è il conseguente problema della mia fotografia, del riconoscimento di Matilda Von Wulfert, la moglie di Pochito, no? Sì. C'è tutta una serie di problemi aperti, un disegno che avevo scoperto di Gauguin su Johanna e Theo, sì, e l'ultima scoperta che avevo fatto, che è la contestazione su quella foto in cui si vede a Daniel Van Gogh di spalle davanti a Mille Bernard, dove io ho ipotizzato addirittura che non si tratti neanche, infatti, di Van Gogh, quella, no? Ce la ricordiamo perfettamente, ed è l'ultimo post che hai fatto sulla stanza, sì, di Van Gogh, brava, su Cromanac, sì, e Calta. Bisognerà aggiornarlo. Quindi tu, se seguirai un po' la stampa i prossimi mesi vedrai che ci saranno delle evoluzioni sensazionali. Ecco, allora ci risentiremo in modo tale che aggiorniamo anche la tua rubrica, Sì, sì. Perfetto. Senz'altro. Allora, senti, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Adesso dove vai a fare Babbo Natale?
Dunque, Babbo Natale alla fine di questa settimana, sì, venerdì, vai? Sabato e domenica sono al centro commerciale Milano Fiori. Ah, Milano Fiori. A Milano, praticamente è dove c'è il Palaforum. Perfetto. A poche centinaia di metri. E a te cosa ti porta Babbo Natale, Antonio? A me? Ma più che cose concrete, sì, beh, siccome ho 72 anni, non ho più tanto tempo davanti per risolvere i problemi, soprattutto su Van Gogh inevasi, ho, e spero veramente che i primi mesi del 2018 saranno determinanti per ho la tua ricerca. Veramente, adesso non posso dire niente perché sono cose molto delicate. Non anticipare niente. Ho dei contatti molto ad altissimo livello. Perfetto. Per risolvere il quesito, insomma. E senti, dopo ne riparlerai qui a Radio R con sì, me. Sì, sì, sicuramente, okay. Ci sarà tanto materiale da poterne parlare. Da bene, grazie Antonio. Grazie, ciao, buon Natale, un auguri. Saluto al tuo collaboratore. Sì, ecco Matteo. Perché adesso prima ti sentivo solo, adesso ti vedo anche. Sì, c'è questa novità, sì, c'è questa novità della webcam vedo, che ci piace molto. Ti curo, Grazie. Grazie per l'attenzione, Antonio. Senti, carissimo, ci risentiamo allora nel 2018 ecco, con queste novità. A tutti, grazie. Vi ho tutti nel cuore. Grazie, anche tu. Ciao. Bene, Antonio, buon Natale. Buone feste. Ciao, grazie. Ciao. State ascoltando Radio R, io sono Nicla, questo appuntamento con l'arte, con me c'è Matteo Guidolin che è un blogger e adesso parliamo proprio di questo, del tuo blogger che si chiama Paciuk. Sì. Un nome che mi ha incuriosito moltissimo, adesso devi dirci di che cosa si tratta. Sì, è un Paciuk è un termine del dialetto bellunese. Io sono veneto, vicentino, però ho frequentato spesso la zona dell'Agordino, del bellunese, perché ovviamente sono le Dolomiti, le montagne, quindi saranno dei posti meravigliosi. Mi ha sempre curiosito anche la cultura locale, oltre le tradizioni locali, oltre che ovviamente la bellezza del posto. Uno dei termini che utilizzano lì per definire degli oggetti abbandonati, messi da parte e poi ritrovati, riscoperti, è proprio Paciuk. Cioè, Paciuk. Loro dicono, quando si mette un oggetto da parte, dicono quello è un Paciuk. È un Paciuk, cioè, qualsiasi oggetto si tratti. E la cosa bella è riscoprire qualcosa di quell'oggetto, che può essere anche solo una memoria, non necessariamente un riuso. Può essere anche solo una memoria, però come posso dire, averlo lì fisicamente, ricordarsi in qualche modo, secondo me, evoca, no? Un po' dell'emozione, dei ricordi. Che poi non ce n'è come gli oggetti, no? Sì, che hanno questa caratteristica proprio di ricordarti, sono parte di te in qualche modo, capito? Se poi hai vissuto qualche momento e questo oggetto ti ricorda, magari evoca magari un periodo della tua vita, sì, in quel momento lo abbandoni, però in qualche modo, come dici tu, no, rimane lì, è un Paciuk. Sì. Però ecco che non si può tradurre questo termine, è proprio, come posso dire, è quasi una memoria fisica rispetto alla memoria come posso dire, intellettuale che abbiamo, una memoria fisica che rimane lì e ti rievoca qualcosa, insomma. Senti, tu sei appassionato anche di antiquariato? Sì. Piace molto, anche perché vabbè, diciamo è un vizio di famiglia, nel senso che mio papà è antiquario. Ora in pensione, ma insomma ha fatto l'antiquario per 45-50 anni, quindi insomma, e quindi mi ha trasmesso un po' questa passione per l'oggetto antico, ma non solo per l'oggetto in sé, anche proprio per tutta la storia che sta dietro l'ideazione, l'utilizzo, il riuso. In alcuni casi, quindi sì, poi non necessariamente, a volte ad antiquariato si associa magari l'oggetto di alta epoca o l'oggetto particolarmente costoso, mettiamola così. In realtà l'antiquariato è pieno e ricco soprattutto di oggetti che custodiscono una certa memoria,
Certo. Quindi al di là del valore intrinseco c'è proprio il portato che ha un oggetto, che secondo me è un più rispetto ad altre cose. Certo, ecco. Adesso mi viene in mente un libro, non ricordo, ecco, Franco La Cecla, è un architetto antropologo e ha scritto un bellissimo libro, Non è cosa, e parla proprio di questa importanza dell'oggetto, del valore anche che ha, che contiene sì. in sé. Senti, ma tu dopo, dietro a questo discorso, insomma, nel tuo blog troviamo degli articoli. Sì. Ci sono delle storie. Sì, sì. Difatti... Perché ti vedo che ti piace raccontare. Sì. Sì, diciamo che le storie che scrivo partono sempre da un ricordo, ecco, mm-hmm. oppure da un oggetto. Ecco. E da lì poi comincio a pensare a una storia che può essere, cioè, buona parte della storia è proprio frutto della fantasia, non è riferita, diciamo, a delle situazioni reali, però in qualche modo cerco sempre di dare un appiglio al reale, nel senso magari all'epoca in cui l'ambiente o ad alcune situazioni che mi sono state raccontate magari da chi ha vissuto sì. il periodo di quell'oggetto . E quindi sì, diciamo, sono un misto tra la fantasia e la realtà. Però sì. È bella questa cosa che parte sempre da un oggetto sì. e poi, ecco, dietro questo ci racconti appunto un qualcosa di vero, di reale, di fantastico, però insomma in qualche modo è bello che ti ispiri proprio a una cosa, ecco, sì. a un oggetto, bellissimo. Senti, io ho letto questi tre articoli, no? Mm-hmm. Anche i caprini volano. I caproni, ho scritto i caprini. No, però era volutamente ambiguo il titolo, nel senso, i caproni sono degli aerei, appunto, di un'azienda italiana che era famosissima, la Caproni, e che ovviamente tutti gli appassionati di Prima Guerra Mondiale conosceranno. Lo sanno. Esatto. E anche i caproni volano è proprio riferito ai caprini, io il formaggio volavo. Magari volano sulle tavole. Sulle tavole. No, in questo caso si tratta di la storia parte dal ricordo di un aeroplanino, quindi un Caproni, è un modellino fatto a mano in legno che ho trovato in soffitta. E infatti c'era anche l'immagine, se non sbaglio, carinissima tra l'altro. E quindi poi da lì è partito un po' il pensiero, è andato, diciamo, alla Prima Guerra Mondiale, ai caproni, ai soldati, a ricordi magari o racconti che mi sono stati fatti da persone sì. del luogo, e quindi un po' quel piccolo aereo mi ha riportato una situazione che mi sono un po' inventato, cercando sempre però di dare un qualcosa di reale. Di reale, certo. Qualcosa di reale. E quindi, ecco, da lì poi nascono poi tutte le storie che mi invento, ecco, in questo caso. Fantastico. Sì. Anche vecchie teiere, la Cina e gli americani. Sì. anche questo racconto nasce sempre da un oggetto, da una vecchia teiera che penso che si trovi in quasi tutte le case. Se andiamo a frugare bene, la troviamo, una vecchia teiera, un vecchio bollitore. E lì in particolare sono abbastanza legato a questo primo racconto che ho inserito nel blog, perché un po' mi ricorda anche delle situazioni che non ho vissuto, diciamo, direttamente, ma che mi sono state raccontate da persone molto vicine a me, ecco. E quindi sì, questo ricordo un po' di casa, ecco, sì. se vogliamo, anche della teiera, e proprio anche di persone che so che hanno vissuto quella situazione, ecco, un po' me l'hanno fatto entrare un po' più nel cuore rispetto anche... Te l'hanno trasmesso, sì, esatto. Insomma. Esatto. Senti, invece adesso in questi pochi minuti che ci rimangono, però tu rimani qua con sì, me sì, perché sì. ecco, poi ci sarà Pierluca Trucchia, volevo parlare un attimo della tua attività su Cronache Cult, che mm-hmm. per me sei un elemento, lo dico, preziosissimo. Grazie. Perché poi veramente, guarda, conduci delle interviste, scrivi delle interviste, incontri personaggi importanti, l'ultimo
poi è stato l'organizzatore di quell'incontro con Buffa, no? Esatto, ecco, Federico Buffa. Con Federico Buffa che appunto ha presentato il libro su Mohamed Ali. Esatto. Ed è stato un evento importante, anche perché io poi, tra l'altro, Buffa, cioè a parte che lo stimo proprio come narratore, no? Di storie, l'abbiamo visto raccontare storie sportive, sì, di sportivi, ma come le racconta lui. Ecco, rimani veramente incantata, perché io poi, non sapendo niente di sport, di calcio, non me ne intendo, eccetera, ma raccontata così come la conduce lui la trasmissione, acquista un fascino veramente incredibile, no? E avevo visto appunto Mohamed Ali anche raccontato da lui a Sky Arte, quando tu mi hai detto: guarda Nicla, ti propongo questa intervista, così... Per me è una chicca ogni volta. E poi ti voglio dire anche un'altra cosa. Avevi intervistato un fotografo dell'universo, sì, dei pianeti, sì, eccetera. Esatto. Il nome adesso purtroppo... Christian Fattinanzi. Fattinanzi. Bene, dopo qualche tempo dietro la tua intervista ho visto un servizio sul Carlino, sul resto del Carlino, no? Questo, infatti l'ho fotografato, ho detto vabbè, siamo stati prima noi. Grazie. Abbiamo fatto noi l'intervista. Esatto, grazie a Matteo Guidolin. No, questo per dire insomma che stai svolgendo veramente un lavoro poi volontario, gratuito, lo diciamo, perché purtroppo siamo poveri, come ha detto il dottor Beccacece, soldi non ce ne sono. Spero un domani veramente di poterti ricambiare in qualche modo, no, perché è un piacere, è un piacere. Ecco, ti ringrazio veramente. E adesso cosa ci proporrai per il nostro giornale online? Dovrei riuscire a intervistare prima di fine anno, quindi durante il periodo natalizio, un artista che è molto caro, è un artista vicentino, quindi delle mie zone se vogliamo, sì. Si chiama Bruni Sartori ed è un bravissimo ceramista. E che fa delle sculture incredibili, vi invito ad andare a vedere anche a un sito Bruni Sartori, cercatelo su Google sicuramente. Che poi già il nome non mi è nuovo comunque. Sì, perché ha girato molto anche l'Italia, ha fatto anche delle mostre qui, credo, qui nelle Marche, ma si parla di qualche decennio fa, credo, quindi può essere un po' che non passi. È un qui. Nome Sartori che adesso devo andarlo a cercare e vederlo sicuramente, sì, sì. Mi riporterà. E lui è un artista che ha una grandissima intanto abilità tecnica, perché sa proprio domare la materia, e soprattutto a livello di poetica proprio personale trova sempre dei temi molto interessanti, li sviluppa secondo me con un gusto assolutamente raffinato, ecco, questa è la parola che mi viene più insomma, che secondo me è un po' più aderente, ecco, a quello che è la sua poetica ed estetica anche. Quindi spero di riuscire ad intervistarlo, credo di sì. E ti sei già messo in contatto con lui? Mi sono già messo in contatto con lui, credo insomma che per fine anno vediamo. Fantastico. Se riesco a fare questo articolo di Natale. Fantastico, così. Guarda, grazie. Senti, io farei una pausa, sì? Metterei una canzone, poi un po' di pubblicità, sì, e poi riprendiamo a parlare. Benissimo. E fuori onda, no, stavamo parlando dei nostri gusti in arte contemporanea, perché appunto tu sei laureato al DAMS in arte contemporanea. Allora avevo chiesto a Matteo se era andato a vedere la Biennale di Venezia. Ha detto no, la Biennale non l'ho vista, però ho visto una mostra di Damien Hirst lì alla Punta della Dogana, che è una cosa strepitosa, sì, bellissima, incredibile. Sì, sì, sì. Infatti dicevo: cosa ne pensi? Allora parliamone adesso in questi 5 minuti, sì, di questa mostra straordinaria, perché a parte che Damien Hirst è un grandissimo artista che era sceso un po' di quotazione. Io queste cose te le dico perché me le dice Giuseppe Compare. Dice: ultimamente Damien Hirst non aveva proprio più una grande credibilità nel mercato. Senti come parlo, la mia voce sta andando in cantina. E con questa mostra Pinault, che è appunto un suo collezionista, l'ha enormemente rivalutato, sì, ma è una mostra che risale come concetto, risale a 10 anni fa. Cioè lui ha avuto 10 anni per preparare questa mostra, che è straordinaria non solo per i pezzi eccezionali, no? Cioè tu li hai visti? Sì, sono di dimensioni incredibili, cioè, credo che Punta della Dogana sia la scelta più azzeccata per vedere questa, ed è suddivisa a metà Punta della Dogana e Palazzo Grassi. Palazzo Grassi, esatto. Palazzo Grassi anche stava una cosa gigantesca. Sì, esatto. Tecnicamente credo che proprio 10 anni
siano serviti, oltre che a concepirla, anche a pensare a dove poter esporre opere di dimensioni 10 metri di altezza, sì, dei monumenti, sì, sì. Enormi. In questi saloni ce n'erano solamente due, in saloni enormi, no? Lì sì, a Punta della Togana, solo due, perché avevano delle dimensioni importantissime. Ma l'idea era quella di questo ritrovamento, di un vascello affondato, esatto, in fondo al mare, questo ritrovamento di un tesoro, no? Di, sì, un tesoro leggendario che Damien Hirst ha finanziato e ha fatto appunto questo ritrovamento, sì, con foto di sommozzatori che fotografano appunto i pezzi, sì, eccetera. E in realtà è tutto finto! È tutto finto! Però tutti ci credevano! È una cosa incredibile, perché ci sono anche i filmati proprio. I filmati, sì. È proprio quasi la fantasia che supera la realtà, in, sì, questo caso. Esatto. Ci sono delle opere che ovviamente sono tecnicamente ineccepibili e alcune che volutamente fingono di essere un ritrovamento, ma si vede che non lo sono. Senti, scusami, il suo ritratto con Topolino. Esatto, c'è il suo ritratto con Topolino. Topolino con tutte le incrostazioni, esatto, di coralli, esatto, eccetera. E poi Gig Robot, Cuore d'acciaio, o non mi ricordo chi un altro, in oro. In oro, come un reperto archeologico, ragazzi, sì, dentro una bacheca, esatto, museo. Le teche dove vengono esposti alcuni pezzi, quelli in oro, sì, in oro, simulano proprio come fossero realmente dei gioielli, sì, da ritrovamento, sì, oppure anche la presenza, ci sono delle spade, degli scudi, sì, degli elmi, sì, ci sono addirittura delle conchiglie giganti, delle conchiglie bellissime in bronzo dipinto, stupende, e io ci sono, perché appunto quando arrivi lì, no, vedi il ritrovamento, è spiazzante, perché, sì, dici, ma è vero? È vero, dopo mano a mano, quando cominci a vedere appunto Topolino, ecco, per dire, no? Sì, oppure, sì, non mi ricordo se era Kate Moss, non so, sì, un ritratto, sì, di Kate Moss, allora dici, ma un attimo, oppure lui cioè proprio, sì, il ritratto suo, lì dici, è un genio. Sì, ci sono proprio delle opere all'inizio, quando si accede alla mostra, parlo di Punta della Dogana, tipo un portale abissale, sì, con, sì, tutte le incostanze, un orso gigante, sì, sì, però, sì, vedi, sì, questi coralli sopra queste opere, ma sono veri o sono finti? Sì, 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 sì. Ah, incredibile. È veramente una mostra che secondo me ha superato se stesso. Io non, sì, so più cosa farà dopo quest'uomo. È difficile. Dopo aver concepito una cosa simile, perché mi sembrava veramente di stare in un museo archeologico, sì, e era spiazzante questa mostra. Vedere poi tutta questa grande preziosità, perché è veramente un tripudio di, sì, oro, sì, di bronzo. Di queste teche con i monili piccolini, sì, gioielli, in più anche i disegni, e anche c'era anche la miniatura, non a Punta della Dogana, ma a Palazzo Grassi, sì, la miniatura della nave del ritrovamento, sì, sì, con cioè una cosa eccezionale, sì, quindi vedo che siamo sulla stessa onda, ci piacciono appunto le stesse cose, e adesso io direi di cominciare Pillole Gigliane, il momento, sì, serio della trasmissione con Pierluca Trucchi. Allora mettiamo anche qui una canzone natalizia cantata da Beniamino Gigli. And the holy man
for light of the holy child. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, come ye all to heaven's door. Now descend the hall of our strife. God, O Son, bless our life. Christ, ed ecco le nostre pillole gigliane natalizie con il nostro Pierluca Trucchia. Pronto? Pronto, ciao Nicola. Eccolo. E ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Ciao Pierluca, grazie. Una bellissima, e facciamo anche gli auguri a tutti. Sì, 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 di buon Natale, sì, sì, e sì. A tutti quelli che sono intervenuti nella tua trasmissione, sì. Ovviamente che intervengono con questa bellissima Silent Night di Beniamino Gigli. Sì, stupendo. Infatti te l'ho chiesto io, dico una canzone natalizia che oggi è l'ultima puntata del 2017. Del poi 2017, ci sei... quindi dopo riprenderemo. L'8, l'8 ecco, esatto. Nel 2018 con altri interessanti episodi di della vita. Avevamo una foto di Gigli che addobba l'albero di Natale. Dai. Che io non ho fatto la copia, l'ho regalata. Non mi ricordo chi me l'aveva data, però c'è proprio una foto di lui per Natale che sta che facendo l'albero. Che carino. Non ho più a disposizione, ma perché me l'ha presa un ammiratore di Gigli e non mi sono fatto la copia, però esiste questa bellissima fotografia di mentre addobba l'albero di Natale. Però puoi risalire a chi l'hai data, sì, magari sì, ti può dare una copia. Sì, sarebbe veramente carina, vedi. Adesso andava bene questa foto per la rubrica. Per la certo. Rubrica Pillole Gigliane mettevamo appunto la foto di Gigli che addobba l'albero. Poi avevo fatto la foto dei giardini Beniamino Gigli rinnovati, sì. E quindi ai soci, agli ammiratori manderò gli auguri fatti con la nuova sistemazione della fontana, del piazzale, sì. Di Beniamino Gigli nei giardini, sì. Che mi sembra sia stato fatto un ottimo lavoro. Poi complimenti anche a te. Grazie anche... io stavo zitta, però effettivamente è stato un progetto che ho curato personalmente con la mia associazione e quindi ecco la è foto stato che ho fatto proprio l'altra sera mentre andavo in teatro per il concerto della banda, e sabato sera ho fatto proprio la foto in notturna che invierò agli amici gigliani. Che bello! Con gli auguri dell'associazione. Che bello! È stato fatto un bel lavoro sicuramente, quindi ecco, complimenti. Ti è piaciuto? Perché sai l'arte contemporanea non è molto una parte della città, no, che aveva molto bisogno. Sì, con la fontana che non si poteva vedere più, era diventata una discarica, e quindi adesso l'hanno ripristinata. Hai visto? L'hanno fatta tipo com'era, insomma, con le stesse inferriate, no? Le balaustre le hanno rifatte, ma con lo stesso disegno. E credo che un angolo così ci voleva a Recanati. Doveroso da tanti anni, ci voleva un angolo così, poi proprio al centro della città, quindi
ovviamente sarà fruibile di più d'estate, però ho visto già che per la anche gente adesso ha apprezzato molto sì. questa, la cittadina ha apprezzato molto questa sistemazione, quindi sì, sì, è sì, stato sì. fatto un bel lavoro. Con queste sculture che si possono fruire come panchine, certo. Ecco, quindi insomma è vero che magari l'arte contemporanea non piace a tutti, però c'è stato un coraggio da parte del comune a pensare sì. appunto di cominciare a far convivere i cittadini con questi segni un po' diversi da quelli tradizionali. Io credo certo, che ma anche in altre città, e l'ho visto infatti. In tante città no? C'è questo accostamento dall'arte contemporanea e luoghi classici che non sono solo le porte della città. Io sì. ad esempio stavo a Orvieto, dove sì. praticamente c'è una bellissima scultura proprio sotto il palazzo dei Papi, quindi sì. Che è molto bella tra l'altro. Sì, qua abbiamo scelto di fare queste sculture panchina, ecco, e c'è stata per esempio c'è Niba, questa Michela Nibaldi, non so se la conosci, lei sì. ha tradotto praticamente la storia diciamo di Recanati e l'ha associata alla favola di Alice nel Paese delle Meraviglie, uh-huh. no? Con questo coniglio bianco, e infatti io sul mio testo sulla come si chiama lì, sulla scheda dei giardini scrivo proprio segui il coniglio bianco e entrerai nella storia di Recanati perché ha rifatto fatto il sopra balcone di Palazzo Venieri, tutto distorto un po'. Quindi insomma c'è sì, è bellissimo, c'è veramente tanta storia. Poi vabbè, dopo certo, le altre certo. hanno altre motivazioni, però c'era questo connubio di musica, no? Con i giardini, con il tempo, il suono, eccetera. E quindi ecco, abbiamo trovato un po' queste tematiche. Sono contenta che ti piace. No, molto bello. Tra l'altro poi Beniamino Gigli ci sta proprio bene. È vero, infatti è stato bello. Insomma, un bell'angolo di Recanati. Qualcosina anch'io ho contribuito. Adesso il mio nome è associato a questa operazione. Sono veramente contenta e soddisfatta perché anche il mio nome lavoro, con Beniamino Gigli. Cioè, Beniamino Gigli sarà contento. Bene, bene, bene. Meno male, meno male. Se lo dici tu è vero. Se lo dici tu è vero. Senti, vabbè, non è che c'ho il contatto. Beh, vabbè, però insomma, sei il presidente. Beniamino, no, sei il presidente dell'associazione. Beniamino Gigli, quella storica riconosciuta dalla famiglia, quindi. Sì. Senti, a proposito di associazione, in questi 5 minuti che ci rimangono, ci puoi parlare di quello che è successo in Cina con la sede, la nuova apertura? Partirà a marzo, La collaborazione ufficiale con l'associazione, tra l'altro loro hanno già pubblicato un manifesto in cui compare una bellissima foto di Gigli che dalle bozze che mi hanno mandato è una bellissima foto, mi pare che quella che sta nel libro del 50° sì. Della copertina, tutto scritto in cinese con il logo e lo stemma dell'associazione Gigli di Recanati, perché d'ora in poi tutte le manifestazioni a Pechino e Hong Kong hanno il patrocinio, siamo la stessa associazione. La stessa associazione con la sede spostata in Cina? Esattamente, ecco. Con la sede staccata è a Pechino e Hong Kong. Ah, Pechino e Hong Kong. E Hong Kong. Quindi a marzo partiranno l'ufficialità, diciamo l'inizio dell'attività, sì. Mi pare il 20-21 marzo, comunque la data deve essere proprio confermata definitivamente. Sì. E tra l'altro sempre con la Cina partirà poi il secondo concorso Beniamino Gigli di Pietro Ballo, che quella è un'altra tipo di organizzazione che lui ha già fatto sì, no, 2 anni fa, come no, certo. con il concorso a Palermo. Ci e quest'anno posso anche anticipare dove verrà svolta la fase finale del concorso, che sarà l'aula di musica, l'aula magna, insomma, l'aula magna? La casa di riposo Giuseppe Verdi di Milano. Ah, però. E tra l'altro siamo stati in contatto con alcuni ospiti perché è il 60° di Gigli,
poi, come sai, è stato ricordato anche dal maestro Chailly e nella prima dell'Andrea Chenier, che c'è stata la Scala, e il maestro stesso, direttore d'orchestra, ha ricordato che la registrazione di Gigli del 1941 è il massimo che si possa dare per quest'opera, e quindi dice: ricordiamo quest'anno il 60° anniversario proprio con Andrea Chenier, che Gigli ha cantato anche alla Scala diverse volte, e quindi mi fa piacere che anche la casa di riposo dell'artista Giuseppe Vettica, una bellissima sala musica grande, una bellissima aula magna, insomma, dove loro tengono concerti anche settimanali, tramite ballo, comunque è ancora in fase organizzativa, però puoi già anticipare che la finale sarà fatta lì, comunque sarà fatta a Milano, quindi dopo Palermo, che era il primo concorso, questo lo faremo a Milano. E ricordo che proprio alla casa di riposo, alla lapide, uno dei grandi benefattori di questa casa di riposo è stato proprio Beniamino Gigli, tant'è che l'allora consiglio di amministrazione donò a Beniamino Gigli il cilindro e il bastone di Giuseppe Verdi, addirittura, che ora sono al nostro museo civico al teatro. Quindi quando uno al museo civico vede il bastoncino da passeggio e il cilindro di Giuseppe Verdi, quello sei cilindri, quello del maestro, come no? È quello donato dalla casa di riposo per una grande donazione. Tra l'altro, sulla lapide, appena si entra nella casa di riposo, è riportato l'elenco di tutti i benefattori, e tra i tantissimi c'è anche Beniamino Gigli, e a ricordo di questo gli fu donata questo cimelio che tutti ammirano nel nostro museo civico. Fantastico, dovrò ritornare a vederlo perché un attimo mi è sfuggito. Sì, è originale, no? Di Giuseppe Verdi, è proprio un pezzo dove tutti si fermano perché, sai, Giuseppe Verdi è Giuseppe Verdi. Insomma, neanche a dirlo, è bella, diciamo, questa cosa. Giuseppe Verdi, tutti i proventi delle sue opere, tutti i ricavati delle sue opere, gran parte li ha lasciati proprio per la casa di riposo per artisti di Milano. Sì. A parte che è una costruzione che ha curato lui personalmente, la costruzione di questa casa di riposo. Tra l'altro lì c'è anche la sua tomba, di lui e della moglie Giuseppina Strepponi, e quindi è una costruzione che ha voluto lui, che ancora ospita i tanti artisti, musicisti della musica che stanno a riposo. E tra l'altro posso dire che c'è una bravissima soprano, c'ha quasi 90 anni, ma devi sentire come canta. Ah sì, ancora? Ma è molto attiva poi questa casa. Perché ha anche la collaborazione di artisti che volentieri vanno lì e organizzano dei bei concerti. Sì. Io spero di potersi organizzare una manifestazione, al di là del concorso. Una manifestazione, già ci sono in contatto, sono entrato in contatto per ricordare Beniamino Gigli, anche perché ci sono diversi ospiti che l'hanno conosciuto. Perfetto, e con questo possiamo salutarci perché è scaduto il nostro tempo. Sì. E ci auguriamo un buon Natale a te, a tutti i nostri ascoltatori. E senti, cosa ti porta a te Babbo Natale, Pierluca? Che desiderio hai? Esiste Babbo Natale? Beh, guarda, noi abbiamo Antonio De Robertis, prima l'abbiamo intervistato, lui si veste da Babbo Natale, allora per noi è lui. Cosa gli chiederesti? No, Babbo Natale mi ha portato, per quello che riguarda l'associazione, tante proposte di collaborazione. Tanti regali già hai ricevuto, tanti allora. Tanti regali che piano piano riusciranno a mantenere vivo il ricordo di Beniamino Gigli, non solo nei paesi dove lo ricordano molto più affettuosamente, diciamo, tipo in Finlandia, vedere 800 persone in fila di un pomeriggio freddo alle ore 17 per entrare in teatro per un concerto di Beniamino Gigli, e qualcuno è rimasto fuori perché il teatro era
strapieno, certo, a Helsinki, insomma è una cosa, è una che fa molto piacere. Ecco, quindi hai avuto già il tuo regalo in anticipo. Già, quello è stato un bellissimo regalo. Esatto. Poi c'è il regalo della Cina, ci sarà il regalo del Giappone, e spero che ci sarà il regalo della cassa di riposo, quello no, c'è quasi sicuramente, e anche il collegamento con il Metropolitan, dove ci stiamo lavorando. Caspita, però insomma grandi progetti, ne riparleremo comunque l'8 gennaio prossimo. Diciamo che sono progetti che vanno un po' alle lunghe, insomma, anche perché no, capisci? Non che, sono progettini piccolini che giri l'angolo, cioè sono. Però diciamo che l'anno 2017 è iniziato molto bene, sì, perché il primo personaggio che ha ricordato la Scala è stato Beniamino Gigli, che sì, è mi ricordo, partecipato, quindi ha ridotto della Scala, quindi alla Sala Toscanini, sarebbe il foyer del piano primo della Scala, sì, una bellissima manifestazione dove erano presenti tante persone, è stato ricordato Beniamino Gigli. Sì, 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 è ricordo. Per l'anno, e quindi si è concluso anche meglio, se devo dire. Perfetto, senti Pierluca, noi ci salutiamo, buon Natale, buone feste, ci grazie, sentiamo l'otto. Ciao, perfetto, ciao. Con pillole gigliane. E auguri a tutti i radioascoltatori. Grazie, ovviamente. Ciao. E anche noi, Matteo, salutiamo i nostri ascoltatori perché la puntata è finita. Spero di rivederti ancora in volentieri, questo studio. Ci volentieri, metteremo d'accordo per altri argomenti, per altre sì, cose. E come vi dico sempre, noi ci risentiremo, come vi ho detto anche, noi ci risentiremo l'8 gennaio dell'anno prossimo, e adesso non resta che salutarci di nuovo. Vi ricordo la replica del giovedì alle 12:40. Ciao, vi voglio bene.